Ciao ragazzi, ciao a tutti. Quest'oggi andremo a vedere un gioco per smartphone, nel nostro caso Android, da giocare nell'attesa della re Diablo Immortal, di cui attualmente non si hanno date certe né riguardo una beta pubblica né riguardo una fantomatica data di uscita. Quest'oggi butteremo gli occhi su Anima dell'immortacci mia. No, 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 non sto a giocare, si chiama proprio Anima il gioco. Il gioco è localizzato con sottotitoli in italiano. Mentre per quanto riguarda il comparto audio, non mi sembra neanche l'inglese. Anima è un action RPG hack and slash stile Diablo della Elixion Games, che propone un gameplay abbastanza dinamico che lascia al giocatore la possibilità di personalizzare il proprio personaggio in base al suo stile di gioco. Appena avviato il gioco, avremo la possibilità di scegliere soltanto tre classi: combattimento, un paladino spada e scudo, stregoneria, un mago, arcieria, la parola stessa lo indica, un arciere. Non c'è data la possibilità di scegliere il sesso o di personalizzare in alcun modo l'aspetto del nostro personaggio, ma soltanto di deciderne il nome. A primo impatto, Anima ci ricorderà molto da vicino il buon Path of Exile, a dire il vero, soprattutto per quanto riguarda la scelta cromatica delle ambientazioni. Anche per quanto riguarda il comparto audio, colonne sonore e musica ambientale, lo ricorda molto. Passiamo al gioco vero e proprio e all'HUD. Abbiamo alla sinistra dello schermo una levetta analogica virtuale per muovere il nostro personaggio, mentre a destra abbiamo i pulsanti per gli attacchi, quello normale, grande al centro, e tre attacchi abilità da sbloccare e assegnare nel corso dell'avventura. Ho trovato molto gradito il pulsante per la pozione di cura. Pozioni che non vanno né acquistate nel gioco né trovate in game. Tantomeno abbiamo un limite a tempo di ricarica di tot pozioni. Semplicemente potremo curarci una volta ogni 8 secondi circa, senza poi attendere ulteriori ricariche a tempo delle pozioni di cura, come invece avviene per altri free to play. In alto a destra abbiamo la mappa e le varie icone relative alla ricerca di un dungeon in multiplayer, la possibilità di aprire un town portal e tornare in città, il menu delle caselle di posta e a seguire l'icona per il menu delle impostazioni. In alto al centro abbiamo il menu delle imprese, il dono dei demoni, cioè un piccolo shop, e la ruota della fortuna. Nel corso dell'avventura e uccidendo i vari mob otterremo esperienza e a ogni aumento di livello dovremo assegnare 5 punti abilità, distribuendoli a forza, destrezza, intelligenza e vitalità. Non credo di dovervelo spiegare, ma la forza riguarda gli attacchi fisici del nostro personaggio, la destrezza gli attacchi a distanza, l'intelligenza aumenta il mana a disposizione per utilizzare le abilità magiche e la vitalità aumenta ovviamente la vita a disposizione del nostro personaggio. L'impatto grafico su un Redmi Note 9 Pro è veramente impressionante. Anche se il gioco non gode di questi effetti grafici, chissà quanto altolocati. I vari dungeon non sono chissà quanto grandi o quanto variabili, e anche la varietà dei mostri sembrerebbe limitata sia per quanto riguarda i modelli sia il tipo. Anche con le varie armi non abbiamo nomi altisonanti. Non troveremo Gianfrancazzo, arco unico che scocca frecce da solo ruttando, forgiando da 10 vergini in isolamento da 32 anni, tutte indossando un cappello giallo e un dito in fresco. Qui troveremo arco, punto. Ci sono però le varianti di rarità: più un oggetto è raro, più è potente e possiede abilità magiche. Allo stesso modo funzionano anelli, armature o altro. Avremo il tipo e basta. Nessuna descrizione di chissà quale artefatto come mamma Blizzard ci ha viziato, ma possiamo farne a meno. Abbiamo anche delle boss fight che a primo impatto sembrano abbastanza impegnative da affrontare. Unica pecca è che il gioco, almeno nelle fasi iniziali, sembrerebbe povero, spoglio, pochi NPC con cui parlare e poche missioni secondarie assegnateci. Non so se proseguendo nel gioco cambierà qualcosa e non ho idea di quanto riguarda l'endgame e cosa ci sarà da fare una volta finita la storia principale. Anche se qualcosa mi dice che anche qui ci sarà una variante dei parchi di sfida e varie attività da fare in multiplayer. In attesa di Diablo Immortal è un titolo che consiglio di scaricare e a cui dare un po' di fiducia, anche se, come tutti i free to play, ho ragione di credere
che si è rivelato un determinato punto del gioco che o si ricorrerà a soldi reali per accelerare la crescita del proprio personaggio, magari acquistando armi rare e potenti, oppure bisognerà spendere ore, ore, ore e ancora ore per trovare quell'oggetto che ci permetterà di proseguire nel gioco. In un'era in cui vengono venduti videogiochi a 70 euro e poi introdotti shop interni con la possibilità di acquistare armi non accessibili in alcun modo se non pagandole, non abbiamo di che lamentarci o di che stupirci, ma vale comunque la pena di spendere qualche minuto o ora del proprio tempo a tirar giù qualche zombie sputacchioso. Detto questo, dalla Tana Denard è tutto, ciao ragazzi e buon gioco!